back in ETV. Ciao, bentornati a Balconi TV Milano. Oggi qua con noi Brennecke. Benvenuto. Grazie. Ho avuto un po' di tentennamento nella pronuncia del nome. No, ma l'hai detto giusto. L'ho detto bene. Cosa significa? Il nome Brennecke. Allora, era il nome di un archivista tedesco. E semplicemente mi piacque il nome. Il suono. Il suono, sì. È diventato il mio, sì. Cosa ci fai sentire? Oggi vi suono Zero, che è una delle primissime canzoni che ho scritto nella mia vita ed è una canzone che appartiene al mio primo album, che si chiama Vademecum del perfetto me, che è uscito lo scorso anno. Ne parliamo tra poco, nel frattempo ti restituisco questo. Grazie. Ho l'anima disidratata, ho la mente tridimensionale, vedo mostri che escono dai sottoscala, che mi guardano e ridono e mi sembra normale. Allo sguardo di una foto in posa sono la fibbia di una borsa vuota, una stanza molto calda senza luci né finestre né comodità. Questa notte no, non c'è nessuna cosa che mi faccia star bene. Te mi rendi debole, te mi rendi futile, mi rendi inutile. Sono un sogno fatto dentro un coma, mi vorrei svegliare ma non posso, sono un pellegrino nel deserto che non ha né amici né nemici. Oltre a se stesso vivo come avessi nel torace una pozzanghera di acqua sporca di quelle che restano nei bordi delle strade quando piove, tutti le calpestano perché. Questa notte no, non c'è nessuna cosa che mi faccia star bene. Te mi rendi debole, te mi rendi futile, mi rendi inutile. Questa notte no, non c'è nessuna cosa che mi faccia star bene. Te mi rendi debole, te mi rendi futile, mi rendi inutile. Ok. Rieccoci qua. Allora, so che tu dalle tue parti sei considerato una sorta di local hero, se così si può dire, perché hai una attività di anni e anni di live, oltre che di scrittura di canzoni. Sì, sei mai stato su un balcone a suonare, no, innanzitutto? Su un balcone no, sul mio ogni tanto, ma non è la stessa cosa. No, questa è la prima volta. Un local hero, ma mai sui balconi, ecco. Questi anni appunto di live e di attività sono sfociati nell'album che è uscito il 5 aprile. Cosa possiamo trovarci dentro? Allora, possiamo trovarci dentro, intanto è uscito il 5 aprile però dell'anno scorso, possiamo trovarci dentro tutte le canzoni che ho scritto nei miei primi anni di attività, più qualcosa che era nata proprio durante quell'anno lì, canzoni corte le definirei. Come durata? Sì, così, mi sembra una buona definizione. Pillole, quindi, canzoni in pillole. So che appunto la forma da solista è, dico recente, però comunque tu sei passato dal suonare in una band a appunto cantautore unico e solo. Come è andato questo cambiamento? Come mai? Ma a un certo punto, io in realtà ho sempre scritto canzoni da solo, a un certo punto semplicemente ho sentito il bisogno di passare dall'essere un chitarrista ad essere anche un cantante. E infatti io penso a me stesso più come un chitarrista che come un cantante anche oggi, però questa cosa era per me fondamentale, tanto che il primo pezzo del mio primo disco si chiama Lascio il gruppo per intraprendere una carriera solista, quindi... Ed eccoci qua. Sul significato dell'album, che è una sorta di viaggio nelle varie tappe dell'identità di ciascuno di noi, in questo viaggio secondo te c'è un punto d'arrivo o no?
No, assolutamente non c'è, mai. In questo album quali tappe possiamo trovare di questo viaggio? Urca. Soprattutto il dubbio, direi, che è una consapevolezza fondamentale nella logica del lavoro, ecco. Cioè, che è una cosa abbastanza paradossale, no? Cioè, il dubbio è una consapevolezza, non lo so. Probabilmente anche quello che fa andare avanti il viaggio in qualche modo, no? Ascolta, dove... hai visto? se vogliamo risentire qualcosa o, insomma, trovare le prossime novità, dove possiamo trovarti online? Allora, mi trovate su Facebook, se scrivete Brenneke trovate tutto quello che volete. E su Instagram, sono molto attivo. E, se volete ascoltare il mio album Vademecum del Perfetto Me, lo trovate su Bandcamp. Trovate anche tutto su YouTube, insomma sono assolutamente ovunque perché non... Sei social? Sì, perché no, ecco. Fai bene, perfetto, allora grazie ancora per essere stato con noi, l'appuntamento alla prossima su Balconi TV Milano. Grazie a voi, ciao.